Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme un fantastico cestino a forma di cuore per regalare per San Valentino, ma non solo. Quindi spero che il progetto vi piaccia e io era tantissimo tempo che volevo realizzarlo e sono super felice di essere riuscita a farlo oggi e di proporvelo. Spero che vi piaccia, vi lascio immediatamente al video, un bacione enorme, fatemi vedere le foto delle vostre creazioni, mi raccomando, le aspetto sulla pagina Facebook. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo cestino è una bobina di fettuccio da 500 grammi e un uncinetto numero 9 con cui andremo a lavorarla. Vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamare.it. Per primissima cosa facciamo il cappio e iniziamo avviando 16 catenelle. Realizzate tutte e 16 le nostre catenelle, ne facciamo un'altra per girare e lavoriamo 8 maglie basse nelle prime 8 catenelle. Dopo aver realizzato queste 8 maglie basse andiamo a fare 2 catenelle. E senza saltare nessun punto andiamo a lavorare le 8 maglie basse nelle catenelle che ci restano, senza saltare nessun punto. Realizziamo 7 maglie basse, scusatemi, non 8, 7, perché nell'ottavo punto, nell'ultimo che ci rimane, questa qua nell'ultima catenella, invece dovremo andare a realizzare 3 mezze maglie alte. Quindi facciamo le prime 8 maglie basse, 2 catenelle e altre 7 maglie basse. Nell'ultimo punto lavoriamo 3 mezze maglie alte. Così. Adesso dobbiamo tornare indietro e lavorare dall'altra parte delle nostre catenelle, quindi non giriamo e cambiamo su noi stessi, ma andiamo a lavorare. Allora, noi stavamo lavorando così, adesso andiamo a lavorare in questa parte qua sotto, dall'altro lato delle catenelle, quindi giriamo il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare 6 maglie basse nelle successive 6 diciamo catenelle. Realizzate queste 6 maglie basse, saltiamo 2 punti, 1 e 1, 2, andiamo nel terzo successivo e lavoriamo le altre 6 maglie basse, perché si deve creare la punta, diciamo, del nostro cuore. Nell'ultimo punto che ci resta andiamo a fare 2 mezze maglie alte, una e una, due. Ci uniamo con una maglia bassissima all'inizio del giro che abbiamo in questo modo ed ecco che ci ritroviamo dall'altra parte. Vedete che abbiamo il cuore che incomincia a prendere forma. Iniziamo il secondo giro, facciamo una catenella e nel primo punto che ci troviamo 3 mezze maglie alte nello stesso punto, quindi 1 2 e 1 3, e poi lavoriamo altre 8 maglie basse nei successivi 8 punti, quindi 1 7 e 8. L'ottavo punto è fatto sulla catenella del giro precedente, dopodiché facciamo 2 catenelle
di nuovo e senza saltare nessuna maglia andiamo a lavorare altri 7 punti bassi, di cui il primo è di nuovo su una delle catenelle del giro precedente. Nel punto successivo andiamo a lavorare 3 maglie alte chiuse assieme. Una, due, e 3. Dopodiché nel punto seguente faccio una maglia bassa e in quello dopo ancora faccio altre 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi una, due e 3. Adesso vado a fare 5 maglie basse nei successivi 5 punti. 1, 2. Guardate il nostro cuore. Adesso salto di nuovo 2 punti, 1 e 1, 2, vado nel terzo e faccio altre 5 maglie basse. Nel punto seguente vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto. E nell'ultimo punto faccio una maglia bassa. Mi unisco con una maglia bassissima e chiudo il giro. Così. E voilà. Per iniziare il terzo giro facciamo di nuovo una catenella e 3 mezze maglie alte chiuse assieme nel prossimo punto. 1, 2 e 3. Fatte queste 3 mezze maglie alte, adesso vado a lavorare 11 maglie basse nei successivi 11 punti. 1, 2. Realizzati gli 11 punti, facciamo 2 catenelle. E senza saltare niente andiamo a lavorare altre 12 maglie, altre 11 maglie basse negli 11 punti seguenti. Realizzati questi 11 punti, nel seguente vado a fare 3 maglie, mezze maglie alte chiuse nello stesso punto. Quindi una, due e 3. Nel punto seguente una maglia bassa e nel punto dopo ancora di nuovo vado a fare 3 maglie alte, mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi una, mezza maglia alta, due. 3. Voilà. Adesso lavoriamo 6 maglie basse. Saltiamo di nuovo 2 punti e puntando nel terzo andiamo a fare le successive altre 6 maglie. Quindi saltiamo 1, saltiamo 2, puntiamo nel terzo.
e lavoriamo di nuovo altri 6 punti bassi. E 1 6. Abbiamo ancora 2 punti, in uno andremo a fare 3 mezze maglie alte nello stesso punto e nel successivo andremo a fare una maglia bassa e chiuderemo il giro con una maglia bassissima. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Per iniziare un nuovo giro facciamo una catenella e 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte nello stesso punto, esattamente come prima. Voilà. Dopodiché andiamo a lavorare 14 maglie basse nei successivi punti. Lavorati tutti e 14 i nostri punti bassi, facciamo 2 catenelle. Senza saltare nessun punto, andiamo a lavorare altri 14 maglie basse. Lavorati anche questi 14 punti, nella maglia successiva andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Nel punto seguente una maglia bassa e in quello dopo ancora altre 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Voilà, a questo punto lavoriamo 6 maglie basse. Lavorate queste 6 maglie basse, saltiamo 2 punti del giro precedente, andiamo nel terzo e lavoriamo altre 6 maglie basse. Voilà, a questo punto, nel punto seguente andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte nello stesso punto. E nell'ultimo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Ecco qua, abbiamo terminato il nostro fondo, è venuto un fondo bello grande per un cestino grande. Poi se voi volete invece farlo più piccolo, basta che fate meno giri e vi fermate alla grandezza che vi occorre. Ok, questa è la base. Adesso andiamo a fare un giro di tutta maglia bassissima. Quindi per ogni punto vado a fare una maglia bassissima per tutto un giro. Ok? Così. Guardate, ho terminato anche il giro di maglia bassissima tutto attorno. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi andremo a lavorare per ogni punto sottostante una maglia bassa. Quindi andremo a lavorare tutte maglie basse, una per ogni punto che abbiamo sotto. Guardate, ho terminato anche il giro di maglia bassissima tutto attorno. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi andremo a lavorare per ogni punto sottostante una maglia bassa. Quindi andremo a lavorare tutte maglie basse, una per ogni punto che abbiamo sotto.
Vedete che subito si alza il nostro cestino e proseguiamo così per tutto un giro di maglia bassa tutto attorno. Allora, ho terminato il primo giro di maglia bassa, vedete che il mio cestino si è subito alzato e adesso sono arrivata qui nell'ultimo punto. Generalmente siamo abituati che dobbiamo fare una maglia bassissima, invece noi per chiudere il giro e poi iniziarne un altro con una catenella e via dicendo. Invece adesso non andiamo a chiuderlo con una maglia bassissima, ma vedete che qui c'è questa V dei due punti che non sono uniti. Con l'uncinetto puntiamo esattamente all'interno del primo punto di quello che dovrebbe essere il nostro giro successivo. In questo modo e partiamo a fare una maglia bassa direttamente così, voilà. Poi andiamo nel punto dopo ancora e così via e continuiamo a lavorare le nostre maglie basse e giriamo attorno al nostro cuore facendo tutti i giri che desideriamo. Io ne farò 4/5. Poi ve lo dico quando il cuore sarà finito, ma comunque penso di farne dai 4 ai 5 giri. Vedete? Così. Guardate, ho realizzato 1, 2, 3, 4 e 5 giri in totale del mio cestino e questo è il risultato che ho ottenuto, vedete? A me piace veramente tanto, sono super contenta di aver realizzato questo cestino a cuore, era da tantissimo tempo che volevo farlo e finalmente ci sono riuscita, è un'idea regalo molto carina per San Valentino ma anche per le feste della mamma oppure semplicemente un cestino fuori dal comune da tenere in casa come svuotatasche o per riporci altre determinate cose, cosmetici o quant'altro. Quindi questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, se siete arrivati fino qui vi ricordo di iscrivervi al canale e che c'è un gruppo su Facebook che si chiama Mare l'amica uncinettine e se volete potete appunto iscrivervi e poi ci scambiamo schemi, consigli, tutorial e quant'altro. È un gruppo che pian piano sta crescendo, quindi chiedo il vostro aiuto e il vostro sostegno. Un bacione enorme e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!